Voci da Sanremo. Lo sappiamo entrambi, è il brano che Ricky presenta questa 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Allora, io lo dico perché l'ho scritto, quindi non potrei negarlo. Quando ho sentito il brano di Ricky ho detto: mi sembra un pulcinetto in questa... in mezzo a questa giungla di big, perché naturalmente proprio anagraficamente, nonostante in questi giorni hai compiuto 28 anni, lo sappiamo entrambi. Ricky, cosa racconta, cosa vuoi portare sul palco dell'Ariston? Intanto benvenuto. Grazie. Ma allora io mi riferei un po' a una delle frasi più importanti della canzone, che dice, cita così: parole che inciampano. E ti sarà capitato anche te, no? Quando litighi con una persona o quando è una discussione animata, di parlare in modo tale che vuoi dire una parola, poi un'altra, poi subito un'altra ancora, eh? E quindi sono parole quasi che inciampano, perché non fai in tempo a dirne una che vuoi dirne subito quell'altra, vuoi dire subito l'altra. Le sprechiamo in silenzio sfogandole addosso, vuol dire che al posto di stare in silenzio a riflettere ci buttiamo addosso tante urla, tante cose che magari non si vorrebbero dire, e poi le sprechiamo in silenzio sfogando le ossa, e poi sul telefono, e poi stiamo al telefono. Però non è che il telefono è la ragazzina di 12 anni, il telefonino è il telefono, come puoi usarlo tu, può usarlo lui, può usarlo la ragazza che sta dietro la camera, può usare mia mamma, mio papà, cioè nel senso è un telefono che ormai si usa in tutte le età. E parla un po' di tante cose che mi sono successe, come vedi i miei genitori quando si sono separati, vedi tante relazioni che intorno a me stavano terminando. Non è una canzone che parla di un amore finito o di un amore iniziato, ma che si sta per concludere. Festival di Sanremo vuol dire anche rievocare le canzoni del passato, e tu hai un compito importante, quella nella serata delle cover, appunto, di cantare questa canzone Edera. L'hai ascoltata? Come ti sei sentito la prima volta che appunto hai iniziato a calibrarla per te? L'ho calibrata più o meno subito, in realtà la scelta è arrivata verso la fine, eravamo tra gli ultimi a dover ancora scegliere la cover, e l'idea è stata rendere omaggio al festival per tutti i 70 anni, non per gli ultimi anni, ma abbiamo preso proprio la prima decade e abbiamo preso un po' il simbolo di quegli anni, che è Nilla Pizzi, insieme a Modugno, insieme a tanti altri. Però Nilla Pizzi è molto bello, mi sembrava molto bello omaggiarla e rendere tra l'altro partecipe un pubblico anche giovane, come dicevi tu, che non la conosce, rendere partecipe di questa canzone, in questo caso l'Edera, o comunque della figura di Nilla Pizzi, che rappresenta una figura molto importante, una bandiera soprattutto di quegli anni, ed è bello prendere quella canzone degli anni 50 e reinterpretarla, riarrangiandola, portandole sempre rispetto ovviamente, e farla conoscere a tutti. Ma tu lo guardavi Sanremo, lo guardi? Lo guardavo a intermittenza, ma come penso tanti, tu chiaramente sei del settore, dirai lo guardo tutti gli anni, è ovvio, però tra i miei coetanei non si è sempre guardato. Ora la cosa più importante è che Sanremo ritorni, secondo me, ad avere un pubblico, ad attirare un pubblico anche più giovane, ma non perché io sono la classica figura teen e tutte queste balle qua, ma proprio perché obiettivamente prima o poi siamo tutti in coda. Mi spiace raga dirvelo, ma siamo tutti in coda. Io sto indietro, per fortuna, mia sorella che ha 12 anni sta ancora più indietro di me, ma siamo tutti in coda. Quindi nel marketing si dice, tu devi arrivare a vendere un prodotto anche alle nuove leve. E quindi per vendere un prodotto alle nuove leve, perché stiamo facendo del business, è normale dirselo, Sanremo è un business, oltre che a una cosa di cuore, oltre ad avere una tradizione, oltre ad aprire, e io sono il primo a dire, dare emozione al pubblico, però fa anche business, e quindi ci sta richiamare l'attenzione anche dei più piccoli, che prima aveva perso. Più piccoli vuol dire anche ragazzi di 15, 16, 20 anni. I miei coetanei avevano perso attenzione al festival, ora grazie agli ultimi presentatori, le ultime edizioni, tra cui soprattutto Baglioni, è stato molto importante aver messo nel cast tanti ragazzi, non solo quelli che escono quell'anno di talent, ma tanti artisti giovani che hanno qualcosa da dire di importante e che possono trasmettere tanti messaggi ai più giovani, giusti o sbagliati. Vabbè, diciamo che poi negli ultimi anni il target del festival appunto si è molto svecchiato, questo Festival di Sanremo. Cosa accadrà dopo il Festival di Sanremo? Quest'anno è difficile da dire, parli per me o parli in generale?
Per me? Allora, io quello che voglio fare è chiaramente un terzo album. Io vengo da un 2017 in cui sono stato l'artista che ha venduto di più in assoluto, un 2018 con un tour tutto sold out, un 2019 che mi ha visto andare dall'altra parte del mondo a intraprendere una carriera molto difficile. Penso di essere l'unico, forse giovane artista italiano che non è in Spagna o in Europa, è proprio andato e volato dall'altra parte senza pagare dei featuring, ma iniziando proprio una carriera vera e proprio dalle radio, dalle televisioni, svegliandosi alle 5 del mattino per fare tipo la nostra mattino, non so, quelle le trasmissioni del mattino, diciamo, fino ad arrivare poi a anche trasmissioni più importanti serali. Ho fatto tutto questo percorso l'anno scorso e quello che voglio fare è ritornare chiaramente a riattivare la macchina qua in Italia e iniziare appunto a fare tutto il giro dopo il disco di promo, radio, TV, tour. Il tour è stato spostato ad ottobre apposta perché il disco uscirà verso marzo, aprile. Grazie. Grazie a te, grazie. Voci da Sanremo.